E abbiamo appunto creato la società Addosso Solidale con l'obiettivo di dare il nostro contributo, che fosse un contributo concreto, a migliorare il mondo che ci circonda, quindi a sostenere quelle realtà che ogni giorno lavorano per dare aiuto a chi ne ha più bisogno in Italia e in tutto il mondo. Quindi abbiamo deciso di sviluppare un'applicazione che si chiama Hug Tap to Donate per incoraggiare la generosità delle persone. Vuoi fare una donazione per una buona causa? Ma c'è coda in posta! Ma non trovo più l'IBAN! Ma ho un buco nelle tasche! Ma chissà dove vanno a finire i miei soldi! Ma da oggi spariti i problemi! Cancellate le scuse! C'è Hug, un'app per donare con un semplice tap dal tuo smartphone o dal tuo tablet e per migliorare la vita di tante persone in tutto il mondo. Tap e scegli un progetto, quello che ti piace di più. Tap, la tua donazione parte e ti manda sue notizie. Tap e misuri l'effetto di ciò che hai donato. Tap, doni e torni a donare quando vuoi. Dove vuoi, con chi vuoi. Su Hug trovi solo onlus che lavorano da anni nel sociale, che sottopongono il proprio bilancio a revisione contabile e che usano almeno il 70% delle donazioni per progetti concreti. Scarica Hug e riscopri la gioia di donare, anche perché con Hug doni sempre al progetto di un onlus e il contributo lo puoi dedurre o detrarre fiscalmente. Ma il mio vecchio smartphone ha dei problemi. Un'ottima scusa per fartene regalare uno nuovo. Allora, io l'ho preso il telefono apposta, scaricate Hug, è un'applicazione, l'abbiamo capito, ed è un bel sogno. Grazie Alice. Allora, grazie. Io sono una giornalista freelance da sempre, e, però 3 anni fa ho iniziato a capire che non stavo facendo il giornalismo che amavo realmente, e cioè un giornalismo di ispirazione, un giornalismo che fosse un giornalismo costruttivo. E quindi ho lanciato il mio blog personale, That's Good News, in cui ho cominciato a raccogliere storie di persone che ispirassero, riflessioni mie, perché è cominciata anche per me una crescita personale, buone notizie, belle storie, l'intento era quello di, è quello di trasferire l'idea di una possibilità, di si può fare, si può cambiare, si può migliorare, si può realizzare un sogno. E questa TV, questo blog poi è cresciuto, è diventato anche una TV, un canale YouTube in cui si possono vedere delle interviste a persone che ispirano appunto, che ci aiutano anche a capire come realizzare i sogni e come riuscire a cambiare la propria vita. Tutto è nato dal desiderio di realizzare un sogno, ho dovuto fare delle scelte, ho dovuto superare dei miei limiti personali. E insomma, se ce l'ho fatta io, credo che ce la possano fare chiunque, perché tanto abbiamo tutti le stesse carte, credo che oggi questo si sia capito moltissimo. Tra l'altro io nel momento in cui l'ho lanciato 3 anni fa, ma a un certo punto ho deciso di abbandonare tutte le altre collaborazioni, occuparmi solo di questo, e questo momento è stato poco più di 9 mesi fa, e io ero in questo teatro, seduta in platea, e ascoltavo dei sognatori anche in quell'occasione, e ricordo di aver pensato, chissà, io dove sto andando, cosa sto facendo, ci sarò mai? E dopo poco più di 9 mesi sono qui, da quest'altra parte, quindi grazie. Se è stato possibile, lo è davvero. Grazie, dici grazie. Solo dove troviamo il blog, proprio l'indirizzo. Sì, www.thatsgoodnews.com. Grazie, no, grazie. Il mio paesino rischiava di diventare la più grande, anzi la seconda discarica più grande d'Europa, quindi ci siamo trovati con questo gravissimo problema che stava per distruggere l'intero territorio. Un mio amico mi espose una teoria, io ovviamente avevo già letto i libri del professor Danna, il mio amico mi spiega una teoria, mi dice: Stefano, se le persone che vivono un territorio non si prendono cura del territorio stesso, i territori sono destinati a scomparire. Tu cosa stai facendo per San Floro? Questa è stata la domanda che per una settimana ha lavorato dentro di me. Io mi sono guardato intorno, studio in economia aziendale, quindi sempre la passione di fare imprese e business, e mi sono reso conto che a San Floro abbiamo una fortuna. Siamo un piccolo paese agricolo, lo definisco così, solo 600 abitanti, un vostro palazzo praticamente, niente di più. Sì, però dietro casa abbiamo la fortuna di vivere ancora con i prodotti della nostra terra, quindi ci facciamo l'orto, essenzialmente facciamo l'orto. Cosa succede? Cosa è successo? Ho iniziato così il 7 maggio del 2014, dopo quella domanda, a fare degli orti per gli amici di Catanzaro. La bella notizia, e forse anche perché
il motivo per cui io sono qua è che la discarica non si farà più. La cosa bella è l'impresa che è nata dopo. È un'impresa che tutela il territorio e fa bene alle persone. Ora vi racconto brevemente perché. Sembra il grafico del dottor Fort. Ogni 4 mesi raddoppia anche il fatturato. Guardate cosa è successo. Praticamente abbiamo iniziato a fare semplicemente 10 orti a maggio 2014. Settembre 2014, perché in agricoltura esistono solo 3 raccolti. L'orto estivo, l'orto autunno-inverno e l'orto primavera. Quindi nell'orto autunno-inverno sono raddoppiate le persone. Da 10 siamo diventati 20. E io mi guardo intorno, che sta succedendo? I miei zii mi dicono, tu sei pazzo, questa cosa non può funzionare. Eppure giorno dopo giorno, le persone si affittavano questo pezzo di orto dove i lavori agricoli li facciamo noi, loro vengono semplicemente a raccogliere. E in primavera diventiamo 25, nell'estate, quest'estate, siamo diventati 94, quindi pensa, in un anno abbiamo avuto il 900%. Ad oggi io sono qua, ieri ho finito i lavori, poi ho preso subito il primo aereo e sono salito, siamo arrivati a 165 abbonati. Quindi una crescita incredibile. Grazie. Bravo Stefano. Due ultime cose. Intanto ringrazio di nuovo Francesca per questa opportunità. Vi comunico che siamo l'orto più grande d'Italia per come lo gestisco io e stiamo diventando un modello di business e altre persone mi chiedono di aprire in tutta Italia. Quindi immagina, questa storia del ragazzo di provincia in Calabria sta creando una piccola rivoluzione degli orti biologici. Quindi stress a livelli cosmici, non ne potevo più, volevo cambiare vita e avevo il mio sogno nel cassetto. Che era tutt'altro, era aprire una scuola di cucina, perché ho sempre avuto la passione per i fornelli, un po' per tradizione familiare, un po' per una mia, diciamo, passione personale, e in un momento di stress elevato, appena dopo una sfilata tra un fitting e l'altro, una sera a casa davanti al computer ho deciso di cercare come aprire una scuola di cucina. Ho trovato la società per cui lavoro adesso, che è una grande scuola che c'è un po' in tutta Italia. Li ho contattati, ci siamo incontrati, piaciuti. Io sono a Novara, era maggio, a novembre mi sono licenziata dall'azienda in cui lavoravo. Ovviamente famiglia contro, perché il posto fisso, l'ambiente, poi chiaramente avevo anche una posizione buona. Ho iniziato questa avventura. E a marzo dell'anno dopo ho iniziato con i corsi, sono 6 anni che lo faccio quasi, è bellissimo, mi diverto un sacco. Brava. E quando i miei allievi vengono e mi dicono che è meglio che andare dallo psicologo... Silvia, ci dici come si chiama? Peccati di gola. Ecco, peccati di gola, così almeno la cerchiamo. Grazie Silvia, grazie. Brava, e complimenti per la scelta coraggiosa. Dreaming Alaska è stato il nostro sogno di fare cinema. Io e Dario siamo insieme perché abitiamo di fianco da quando siamo piccoli e questa passione del cinema ci ha sempre alimentato, ma non abbiamo mai sbattuto la testa contro il muro per dire dobbiamo fare un film. Abbiamo, diciamo, aspettato che venisse il momento, visto che non abbiamo parlato di controcorrente, però è arrivata un'idea che secondo noi ci sembrava quella giusta, è abbastanza controcorrente da essere perseguita, perché sono quei sogni che dici ok, non pretendo di arrivare chissà dove, però già il fatto che mi metto in moto, faccio il primo passo, anche quello di cui parla il film, l'Alaska non è vista come appunto la terra geografica, ma come l'ultima frontiera, come ha scritto sulle targhe delle automobili là. E quindi il sogno di questi due protagonisti, quindi anche molto autobiografico, che anche se io preferisco stare dietro la macchina da presa, perché io sono il regista, Dario è lo sceneggiatore. L'ho costretto a recitare, sì. Però sì, perché praticamente nel film c'è un film fatto da piccoli a 13 e 11 anni, che era un gioco con la telecamera praticamente, però Dario ha avuto l'idea di mettere quell'idea, cioè di mettere quelle due persone cresciute, diciamo con i problemi della vita, dove appunto ti disilludono dei sogni, no, non lo devi fare. Io per questo ringrazio i miei genitori, perché questo non l'hanno mai fatto, non mi hanno mai veramente incoraggiato, ma mai detto sei pazzo, l'ho capito da solo. Però questo ci ha dato modo di instaurare una grande interazione umana e siccome noi abbiamo anche una compagnia di musical amatoriale dalle nostre parti, veniamo di Parma, si sente, abbiamo praticamente in questi anni dove non sbattevamo la testa per dire facciamo un film, conosciuto anche professionisti
professionisti del settore in Dreaming Alaska okay. Ha girato festival indipendentissimi negli States, quindi per noi è stato il sogno nel sogno, perché ci sono dei film che ci hanno molto ispirato. Praticamente abbiamo presentato il nostro film in location del film, dei film Elizabethtown ad esempio di Cameron Crowe. È stata comunque una grande emozione. Questo era l'inizio del sogno, perché noi ci siamo misurati con ok, mille paure, perché adesso fai i film anche col cellulare, e quindi abbiamo detto chissà che ne sarà di noi. E invece è stato un ridimensionare il sogno, ma non in maniera negativa, ma perché è applicato nella realtà. Infatti lo slogan del film è Stop Dreaming, Start Living, che non vuol dire smetti di sognare, ma applica quel sogno e inizia a vivere. Questo ha fatto sì che quindi questo prodotto è andato bene, ha vinto dei riconoscimenti, che ha fatto sì che il film venisse distribuito da una piccola distribuzione, Shami Media di New York, quindi su Amazon è reperibile. E questo non vuol dire che siamo arrivati nei yacht quest'oggi, però ha fatto... Grazie. No, visto che si parla di sogni, una cosa velocissima, il messaggio che si può aggiungere a quanto è stato detto oggi è che invece di aspettare la grandissima occasione, si può anche ridimensionare il sogno senza fargli perdere dignità. Un sogno non è importante nella misura in cui dia dei risultati importanti, ma nella misura in cui ci realizzi. Grazie, grazie mille. Io avevo un sogno grandissimo, faccio il digital event organizer, organizzo eventi e li comunico in maniera digitale sul web. Sogniamo di lavorare con una grande azienda del publishing online a Kuala Lumpur. Ho preparato un bel curriculum per presentarmi com'è per lavorare in questa azienda. Nel 2011 l'azienda mi disse: Lorenzo, il classico ti faremo sapere. Questa cosa io non l'ho accettata, ho detto voglio andare a vedere questa azienda, sono andato, ho volato fino a Kuala Lumpur, ho visitato questa azienda. Arrivato in questa azienda non solo non c'era posto comunque per me, perché avevo capito, però ho conosciuto dei ragazzi che avevano creato lì un movimento che aiutava i ragazzi a trasformarsi da dipendenti a indipendenti, a prendere il proprio sogno e a metterli in pratica. E una collega che lavora là in Kuala Lumpur mi disse: Lorenzo, questo movimento è in 40 paesi del mondo, manca l'Italia, vogliamo lanciarlo in Italia? Quindi tornato da Kuala Lumpur sono arrivato in Italia, abbiamo lanciato questo movimento Incitement. E anche qui queste foto che sono qui sono le foto dei primi convegni che abbiamo fatto quest'anno a gennaio e a maggio, e sono felice di annunciare che noi non facciamo formazione, noi aiutiamo i ragazzi a far vedere che c'è una nuova opportunità, c'è l'opportunità di prendere in mano la propria vita e di crearsi la propria indipendenza. E quindi con la School for Dreamers invitiamo anche tutti i ragazzi a frequentare tipo la School for Dreamers per formarsi, per raggiungere i propri sogni. Quindi io ringrazio questo viaggio che ho fatto in maniera incosciente, nonostante non c'era posto per me in quell'azienda, però sono tornato in Italia con un grande contributo che sto portando nel mondo, grazie a tutti i ragazzi che stanno partecipando. Quindi, grazie anche a te Lorenzo, bravo e anche velocissimo. Persone. Devo ammettere che il mio è un lavoro stupendo, è un lavoro anche molto impegnativo, e nel parlare con queste persone tante volte mi rendo conto che quello che queste persone vivono da un punto di vista fisico, rispetto cioè alle patologie che tante volte colpiscono le persone nel mondo e nella vita ordinaria, sono prettamente riconducibili a un aspetto. E questo aspetto si riconduce ad una domanda semplice: qual è la cosa più importante che noi abbiamo? Qual è la cosa più importante che noi abbiamo? Beh, qualcuno mi risponde: la cosa più importante che io ho è mia figlia. Qualcun altro mi risponde mia madre, qualcun altro mi risponde il mio lavoro. In realtà la cosa più semplice e la cosa più preziosa che noi abbiamo siamo semplicemente noi stessi. Non ha senso dire che la cosa più importante sia mia figlia o mio padre o mia madre, quando alla fine io non ho la coscienza che la cosa che realmente che vale di più di tutti sono io. Quindi riscoprire il valore di se stessi significa vincere come un grande premio alla lotteria. E io rispetto a questo evento che oggi ho vissuto, in cui ho visto grandi emozioni, mi sento di invitarvi veramente dal più profondo del mio cuore a coltivare tutto quello che oggi qui avete sentito, vissuto e anche poi realizzato dentro di voi. Realizzate i vostri sogni, credete in voi stessi, date valore a ciò che voi siete,
perché l'unico vero capitale, l'unica vera ricchezza che voi avete, siete esattamente voi. Non importa la quantità di denaro, non importa le case, le proprietà che avete, ciò che conta siamo e siete esclusivamente voi. Sembrano parole banali, ma nello scoprire che noi valiamo c'è un tesoro ed un potenziale immenso. Io vi invito a partecipare ai corsi della School for Dreamers, perché questi vi aiuteranno veramente a capire il sogno e soprattutto che voi siete un sogno da realizzare. Io vi dico ancora grazie, un abbraccio a tutti. Grazie, Luca. E passo la parola a Francesco.